Morto per asfissia violente, shock emorragico, l'ambulante ucciso in strada a Civitanova Marche. Risultati preliminari dell'autopsia comunicati dalla procura. Atti vandalici all'istituto Cecchi di Pesaro, nel mirino le aule e il deposito agricolo. Il presidente della provincia assicura da subito al lavoro per ripristinare i danni. Inquinamento acustico a Carrara di Fano, residenti contro le rilevazioni eseguite da ARPAM durante le emissioni ai minimi livelli, chiesti controlli più precisi sui rumori provenienti dalla centrale. Tassa sui rifiuti, il comune di Fano mette in campo 200.000 euro per aiutare le famiglie, rimborso totale per chi ha un ISEE inferiore a 10.000 euro, sgravio del 70% se inferiore a 18.000. Fermo biologico nell'Adriatico, il pesce fresco è in calo ma Fano è garantito, soprattutto quello azzurro. Dopo 30 anni sono tornate due volanti per pescare il prodotto ittico in grandi quantità consumando meno gasolio. Sarà Luca Barbarossa, il sindaco del paese dei Balocchi, l'evento che torna dal 18 al 21 agosto a Bellocchi di Fano. Il tema della 18esima edizione sarà il tempo, tra le novità lo spazio Slurp dedicato all'educazione alimentare. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Il decesso di Alika Ogorciuku, il 39enne ucciso venerdì scorso da Filippo Ferlazzo a Civitanova Marche, è stato causato da una asfissia violenta con concomitante shock emorragico interno. Lo fa sapere in via preliminare il procuratore di Macerata, facente funzione Claudio Rastrelli, in attesa del deposito della consulenza tecnica autoptica eseguita ieri al fine di una corretta informazione, ha detto, tenuto conto della particolare gravità e rilevanza del caso. Torniamo ora a parlare della centrale elettrica di Carrara, perché ieri ARPAM ha eseguito degli accertamenti sull'inquinamento sonoro, ma secondo i residenti queste rilevazioni dovevano essere fatte prima, quando i rumori erano più forti e il disagio lamentato dagli abitanti era decisamente maggiore. Il rumore proveniente dalla centrale elettrica è insopportabile, lo dicono a gran voce ormai da tempo i residenti di Carrara, che sono esasperati dopo una petizione depositata in comune, gli incontri con Terna che ha presentato il piano di interventi per la riduzione delle emissioni, sono iniziate le rilevazioni da parte di ARPAM, un'attività che però aumenta i dubbi e le contestazioni. Le ultime rilevazioni sono state fatte da ARPAM nella giornata di ieri tra le 18 e le 19. Con macchinario, a detta di Terna, acceso. Poi di nuovo dalle 19.30 alle 20.30 con macchinario spento, sempre a detta di Terna. E poi nuovamente tra le 10 e le 11 di sera, quindi tra le 22 e le 23 di sera. Ma anche in quella situazione macchinario acceso, sì, effettivamente era acceso, ma ai livelli minimi. Noi abbiamo conosciuto livelli decisamente superiori. E questo Terna, durante la riunione del 27 luglio, si era riproposta di fare, ovvero fare le rilevazioni con il macchinario in condizioni normali di utilizzo. E le condizioni normali di utilizzo non sono quelle che sono state poste ieri. Si era acceso, perché non può essere spento un macchinario del genere che favorisce il passaggio di corrente elettrica a livello nazionale. Però non mi può dire che era ai livelli in cui l'abbiamo sentito in tutti questi mesi da quando è stato messo a dicembre scorso. Ed ecco la differenza. Queste sono le emissioni acustiche provenienti dalla centrale elettrica registrate dai residenti il 27 luglio scorso. Mentre queste quelle di ieri durante le rilevazioni eseguite da ARPAM. Alle 22.30 poi si è sentito un leggero aumento. Ecco, ma voi avevate chiesto l'intervento di ARPAM già i mesi scorsi? Già dai mesi scorsi avevamo fatto una petizione al sindaco, avevamo fatto degli esposti. A questo non abbiamo avuto risposta, o meglio, non abbiamo avuto risposta dell'attivazione di ARPAM. Perché in realtà il comune ha affidato a Terna il controllo di se stessa, quindi anche questa cosa. Ed è una cosa che il comune non fa per altre
soluzioni per altre problematiche, perché in un caso analogo di inquinamento acustico ARPAM è stata attivata. Quindi perché due pesi e due misure in questo caso, dopo che per mesi abbiamo lamentato questo problema, questa qualità della vita che è decisamente diminuita nella frazione di Carrara? Quali sono ad oggi le vostre richieste? Le nostre richieste sono dei controlli precisi, puntuali, non fatti con un po' di approssimazione. Noi che siamo residenti ci siamo accorti di questo rumore che persiste sempre, seppur minimo, quindi il macchinario non è mai spento. Io la centrale l'ho vista da quando sono nata, mia madre l'ha vista costruire quella centrale, quindi la conosciamo nei minimi dettagli. Che ci vengono a dire che un macchinario è spento, non è vero, si sente il rumore e si sente fino a 3 km di distanza. Quindi dirci che il macchinario è spento, non ci crediamo. Atti vandalici nella notte all'Istituto Cecchi di Pesaro. Grazie alla collaborazione tra i nostri uffici e i tecnici della scuola ci attiveremo fin da subito per ripristinare i danni, ha assicurato il presidente della provincia Giuseppe Paolini. Dalle prime verifiche i danni maggiori riguarderebbero il telone del deposito degli attrezzi agricoli, altri vandalismi tra le aule del container e la zona della cucina. Sul posto è intervenuta la scientifica per i rilievi del caso. La provincia è in costante contatto con la dirigenza della scuola che sta ultimando l'elenco dei danni, aggiunto il dirigente provinciale all'edilizia scolastica Maurizio Bartoli. Subito dopo la denuncia che sarà presentata dall'istituto, metteremo in atto tutte le procedure relative all'assicurazione. Cambiamo argomento, perché sulla presenza del lupo avvistato a Sassonia di Fano da molti cittadini, il vicepresidente e assessore regionale Mirko Carloni fa sapere che il Ministero della Transizione Ecologica e l'Istituto per la Protezione Ambientale hanno autorizzato la Regione Marche alla cattura dell'esemplare. Cattura che avverrà in modo non cruento, ha spiegato Carloni, e senza alcun rischio per l'animale. Verrà fatta dal personale tecnico e veterinario altamente qualificato, in questo caso il CRAS e i medici veterinari. Poi il giovane lupo sarà traslocato in un'area faunistica specializzata nel recupero della fauna selvatica. Ai cittadini fanesi, ha concluso Carloni, chiediamo massima collaborazione nel favorire tutte le azioni finalizzate alla cattura del lupo, attenendosi scrupolosamente alle eventuali disposizioni che i carabinieri forestali e la polizia locale forniranno. E il Comune di Fano ha confermato anche quest'anno gli aiuti alle famiglie per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Le domande dovranno essere presentate entro la fine di agosto da chi ha un ISEE inferiore a 18.000 euro, ma sentiamo i dettagli. Per tutti quei soggetti, Assessore, dopo le misure già presentate per le attività produttive, oggi avete illustrato quelle dedicate alle utenze domestiche. Di che cosa si tratta nello specifico? Si tratta di un fondo di oltre 200.000 euro che mettiamo a disposizione delle bollette per il pagamento della Tari per le famiglie. È una manovra che abbiamo già messo in piedi lo scorso anno, concordata con i sindacati, anticipata già in Consiglio Comunale al suo tempo in fase di bilancio di previsione, e dà la possibilità di riconoscere aiuti con due diverse fasce. Per le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 10.000 euro ci sarà un rimborso della bolletta del 100%, per cui anche la prima rata, quella sostenuta a giugno, verrà rimborsata e verrà comunque e le famiglie non pagheranno nulla per l'anno 2022. Per quanto riguarda invece quelle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 18.000 euro, lo sgravio in bolletta è del 70%. Voglio ricordare, questa è una cosa molto importante, che le persone, i soggetti, insomma, intestatari della bolletta devono fare espressa richiesta e lo devono fare attraverso le modalità messe a disposizione del Comune di Fano. Quali sono i passaggi e qual è la scadenza? La scadenza è il 31 agosto e le modalità per fare richiesta sono tre, molto semplici. Tutta la documentazione si può trovare nel sito del Comune di Fano, in home page, oppure si può andare direttamente nell'ufficio tributi. E può essere fatta una richiesta attraverso lo SPID,
o attraverso PEC o attraverso mail normale. Per qualsiasi necessità io invito a chiamare anche l'ufficio tributi, che è sempre aperto e disponibile a dare tutte le informazioni, ma anche a stampare la modulistica per fare la richiesta. Tinti, state lavorando anche per aiutare in altri modi le famiglie della città di Fano? Ci sono altre misure che invece abbiamo previsto e che dopo da settembre cercheremo di definire insieme anche alle organizzazioni sindacali, che riguardano il tema appunto del pagamento della bolletta del servizio idrico e poi anche il contributo per i canoni di locazione, quindi il contributo per gli affitti. Sono diciamo misure che tempo fa venivano riassunte dentro un nome che era quello del fondo anticrisi. Abbiamo anche su questo aggiornato le definizioni ed è un fondo per il disagio. Disagio che è economico, ma che appunto per tanti motivi comprensibili insomma non vanno trascurate, perché ci sono famiglie davvero in difficoltà alle quali dobbiamo delle risposte. E anche a Colli al Metauro la tassa sui rifiuti sarà più leggera per le famiglie e le imprese. Infatti il Consiglio Comunale ha stanziato per questa finalità 107.000 euro. La riduzione del 19% della tariffa variabile per utenze non domestiche e del 25% per le famiglie con tre o più componenti con figli minori. La riduzione sarà applicata direttamente in bolletta senza la necessità di compilare domande. Ed ora torniamo a parlare del fermo pesca scattato nell'Adriatico venerdì scorso. Nonostante il blocco dell'attività per le barche a strascico, a Fano il pesce fresco è garantito. Allora sentiamo il servizio di Giada Coacci, che ha intervistato alcuni commercianti. Ha preso il via anche quest'anno il fermo pesca deciso dall'Unione Europea, che coinvolge gran parte della costa adriatica. Tra le città coinvolte c'è anche Fano, che dal 29 luglio all'11 settembre vedrà bloccate le attività delle barche a strascico. Si tratta di una soluzione all'accrescimento del novellame, data la scarsità di pesce dell'ultimo periodo e all'aumento dei prezzi divenuti insostenibili. Il pesce fresco sarà comunque garantito, anche se in minima parte, dalle barche della piccola pesca. E da quest'anno anche da una coppia di volanti tornate nella nostra città dopo più di 30 anni. Non sono soltanto due, sono due a Fano, ma ce ne sono altre tre coppie in Ancona, perciò il pesce è sufficiente. Dopo ci sono anche delle lampare che pescano San Benedetto, pesce azzurro ce n'è a volontà. Per quanto riguarda il resto dei prodotti? Un po' di tutto, via. Non come prima, però come adesso la pesca è ferma da Trieste fino a Civitanova, e da Civitanova in giù stanno pescando. Arriva i merluzzi, arriva da là, i sgombri, vabbè, quello è pesce azzurro. Le sogliole arrivano qua da noi, roba nostrana, le panocchie uguale, che le pescano qua con le reti di imbrocco. Perciò arriva un po' di tutto, via. Non come prima, però non ci lamentiamo. Comunque provengono tutti dall'Italia? Tutto dall'Italia, e qualcosa arriva anche dalla Croazia, perché è sempre Adriatico dall'altra parte. Arriva qualcosina anche da lì. C'è un po' di pesce locale, delle barche piccole e pesce che viene da fuori, come tutti gli anni. Poi adesso vediamo i prossimi giorni, un po' di gente, si vede qualche forestiero così, gente di Fano i primi giorni così, poi dopo anche la gente di Fano comincia a comprarlo. Quello che c'è naturalmente, il pesce nostro, ci sono le canocchie, qualche sogliolina, il pesce azzurro, i sardoni ancora pescano e se no basta, finisci qua. E pesce che viene da fuori naturalmente. Se ci vuole mangiare il pesce c'è. È una situazione che incide sulla clientela? Molti, molti anni fa, quando c'era il fermo pesca, gente di Fano si vedeva quasi per niente. Poi dopo un po' la cosa si è evoluta, la gente un po' è cambiata e sì, vengono su, lo mangiano lo stesso il pesce. Allora, oggi è il primo giorno che c'è il fermo pesca, per cui non sappiamo come andrà. La gente, qualcuno sì c'è stato, però il pesce è poco. I prezzi, diciamo sì, qualcosa in più, però tanto è aumentato tutto, per cui... Qual è la situazione? Male, c'è poco pesce, costa un po' di più, però si rimedia qualcosa, perché qua giù pescano il basso adriatico, se uno vuole si rimedia, con tutte le qualità, però c'è. Come tutti gli anni è riniziato il fermo pesca, qualcosina ancora per fortuna riusciamo a trovarlo, perché comunque fino a diciamo ferragosto il basso adriatico continuano a pescare, e di conseguenza giustamente tocca sapersi adattare in questo momento. Per il resto riusciamo a trovare un po' di tutto, ecco. Avete visto un'influenza per quanto riguarda la clientela? Beh sì, sicuramente soprattutto il fanese in particolare lo vedremo qualcosina in meno,
il vero fanese, di conseguenza però adesso diciamo siamo fortunati tramite i turisti e piano piano riusciamo a tirare avanti anche sto mese. E noi siamo andati a vedere uno dei pescherecci in cui viene utilizzato il cosiddetto sistema volante con una rete da traino che permette la cattura di un quantitativo molto elevato di pesce in un solo giorno. Al porto abbiamo incontrato l'armatore Alessandro Ciavaglia, comandante della Dragut. Alessandro, dopo ben 30 anni torna alla volante a Fano, ci può raccontare la sua storia? Sì, adesso per effetto del caro gasolio abbiamo indirizzato il Dragut, che è una delle nostre due barche, in questo tipo di pesca. È una pesca che consente più o meno gli stessi incassi con un consumo molto ridotto. Avete però dovuto cambiare l'attrezzatura? Sì, certo, abbiamo fatto un investimento, abbiamo cambiato le attrezzature, abbiamo fatto dei lavori a bordo e ci siamo messi in questa avventura, speriamo che vada bene. Dopo 30 anni... Io l'ho smessa io a Fano 30 anni fa, la volante, e ritorniamo oggi con questa barca nella speranza che vada bene. Adesso ancora siamo agli inizi, però cominciamo a drizzare un po' il tiro. Per quanto riguarda il gasolio, quanto consumava prima e quanto consuma ora? Prima questa era una barca che quando pescava i rapidi consumava intorno a 3.000 litri al giorno, oggi ne consuma sui 600. A bordo quanti siete? A bordo siamo 7 persone, qui gli equipaggi sono cospicui perché è una pesca che si fa con il pesce massivo, quindi le casse che si sbarcano sono tante, il pesce da lavorare tanto e si deve lavorare anche in breve tempo. In 7-8 ore si sbarcano 500-600 casse di pesce. Come questa mattina, avrei uscito la notte? Esatto, sì, siamo usciti a mezzanotte e siamo rientrati stamattina alle 7. Quanto è lunga la barca e che cosa pescate nello specifico? Questa è una barca lunga 28 metri e adesso pesca il pesce azzurro, alici e sardine in prevalenza. Destinato poi a chi? Destinato qualche cosa, rimane anche qui locale. La maggior parte del pesce invece va all'estero, lo caricano i grandi commercianti, vede come qui c'è questo camion grande che la porta a Cesenatico dove viene lavorata e viene smistata un po' sia in Italia ma la maggior parte va in Francia, in Spagna. Quindi difficilmente poi arriva nei nostri ristoranti? No, qualche cosa arriva anche ai nostri ristoranti perché comunque per quanto è piccolo il quantitativo, ma è un quantitativo sufficiente per il fabbisogno di pesce azzurro che c'è qui in zona. E poi a settembre si ricomincia nel vecchio metodo? No, a settembre questa barca rimane a fare questo lavoro, l'altra barca, finito il fermo pesca, riprenderà la pesca a strascico. Ci spostiamo a Cartoceto perché nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto dall'1.30 alle 6.30 su tutto il territorio comunale verrà effettuato il secondo intervento di disinfestazione contro le principali specie di zanzare e altri insetti. Per precauzione si raccomanda di tenere le finestre chiuse, ritirare il bucato e tenere al chiuso gli animali domestici. Questa mattina è stato presentato il ricco programma del Paese dei Balocchi che torna a Fano dal 18 al 21 agosto. La manifestazione che sarà incentrata sul tempo vedrà nella prima giornata il passaggio della fascia da sindaco da Tony Bungaro a Luca Barbarossa. La casa della fata turchina, la grande balena che ha inghiottito Pinocchio e Geppetto, il campo dei miracoli e Lucignolo Sparaballe. La magia del Paese dei Balocchi sta per tornare in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Dopo 2 anni di edizioni limitate o annullate a causa della pandemia, da giovedì 18 a domenica 21 agosto, l'evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie è pronto a stupire ancora. Presidente, tempo di ripartenza, tempo di ritornare al Paese dei Balocchi. Quali sono le principali novità? Sicuramente comincerai dal sindaco. Che è un sindaco d'eccezione, Luca Barbarossa, chiaramente siamo molto contenti di portarlo e grazie anche alle entrature di Tony Bungaro. E poi il giorno dopo avremo Max Paiella, altro personaggio di Radio 2, che ci verrà a raccontare una bella storia. E poi tutti i 4 giorni avremo laboratori, spettacoli, musica e tutto quello che ormai conoscete del Paese Balocchi, però con queste 2 grandi punte di diamante.
Altra chicca sarà lo spazio Slurp dedicato all'educazione alimentare dei più piccoli. 10 bambini ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 avranno la possibilità di giocare con domande di cultura gastronomica e prove di abilità che saranno valutate di volta in volta dagli specialisti, ambasciatori dei prodotti d'eccellenza del nostro territorio. L'iniziativa sarà dedicata a Gino Girolomoni a 10 anni dalla sua scomparsa. Tra le novità anche il parco di Mangiafuoco, uno spazio aperto a grandi e piccini in cui poter provare o ritrovare i giochi genuini e attivi di un tempo. Non mancheranno gli stand dedicati alle tante associazioni cittadine. Da segnalare venerdì sera la presentazione del progetto Wonder, che rappresenta lo sviluppo in chiave turistica del programma svolto dal Comune di Fano in qualità di città delle bambine e dei bambini. Oltre alle autorità locali saranno ospiti rappresentanti di altre 9 città dell'altra parte dell'Adriatico. È confermato lo spettacolo di chiusura? E lo spettacolo di chiusura, quello non può mancare, quello ormai è un must, alle 23 della domenica. Alcmena Studio farà il suo spettacolo pirotecnico musicale, come sempre, ormai degna conclusione. Invece il filo conduttore delle attività della 18ª edizione dell'evento sarà il tempo, uno sconosciuto che passa e va o un compagno di viaggio? Il tempo che qualcuno ci sfila dalle tasche, non sappiamo come, viviamo di preoccupazioni e no di occupazioni e quindi molto spesso ci scordiamo che il tempo passa e va. Il tema di quest'anno è fantastico e al di là delle lucubrazioni filosofiche, perché veramente anche seguendo gli impulsi tecnologici il tempo si è sempre più ridotto. Abbiamo sempre meno tempo. Per cosa meno tempo? Meno tempo per essere felici, meno tempo per riflettere, meno tempo per guardare una giornata di sole, un filo d'erba o quanto altro. Questa non è poesia, è vita, è qualità della vita. Quindi il Paese dei Balocchi ancora una volta, secondo me, trova e fa centro con un argomento potentissimo che riguarda ognuno di noi. Il 5 agosto del 1922 è il culmine dell'offensiva squadrista nelle Marche. Durante un raid delle squadre fasciste, Fano ha pagato un pesante tributo e due fanesi sono stati barbaramente uccisi. Si tratta di Amilcare Biancheria e Giuseppe Morelli. Nel 100° anniversario il Comune di Fano rende omaggio alla loro memoria con una iniziativa che si terrà venerdì 5 agosto alle ore 21 nei giardini della Mediateca Montanari. Interverranno Paolo Pagnoni, presidente provinciale dell'ANPI e appunto di Pesaro Urbino, Federico Sora dell'archivio della biblioteca Enrico Travaglini e Mimmo Franzinelli, storico e saggista. L'incontro sarà dedicato al professor Alberto Berardi. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi trasmetteremo uno speciale dedicato all'inaugurazione del primo stralcio dei lavori eseguiti alla Darsena Borghese. Invece l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 con Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.